Grazie, eccoci. Salve, grazie, prego, prego, si accomodi. Grazie. 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 È un piacere ospitarla qui, grazie di essere venuta. No, grazie a lei di avermi invitato. Il suo programma è molto interessante, io lo consiglio da anni ai miei pazienti, soprattutto devo dire l'approfondimento che lei fa sulla psiche umana. La psiche umana? Sì. Grazie, sì. Forse se sbaglia con un altro programma, perché noi non siamo in onda da molti anni, soprattutto non trattiamo la psiche umana, cioè questo è un varietà, insomma, sì, un po' così, di un'ora soltanto, perché il nostro problema in effetti è il tempo. Non è il, tempo, il suo sì. problema è il tempo. Non è il mio problema, è il tempo, problema di sì. tutti. No, sì. Lei sta chiaramente citando Tulving e la cronestesia come forma di coscienza che permette di pensare al tempo in modo soggettivo. Ma bla bla bla. Ma perché addentrarsi subito in concetti così complicati, Bregnano? Dai, ma dai! Tulving, che noia! È simpatico. Sì, no. Ma io non è che me volevo addentrare, per carità, non mi azzarderei, che io non so nemmeno chi sia Tulving, non so nemmeno con chi gioca, quindi figuriamoci. No, io l'ho chiamato per un altro motivo a lei. Ah. Cioè, abbiamo chiamata per un altro... Ah, certo, sì. Certo, sì. L'ascolto senza giudicare. Sì. Forza! Va bene. Allora, dottoressa Panico, io... Panico! Che lapsus, eh? Un forte lapsus, strano, sì. Strano questo lapsus. Cosa vuole dire, Bregnano? Che hanno sbagliato a scrivere, perché c'è l'accento un po' così. Sono sbagliati gli autori, siete sbagliati. Io sento molto, molto Freud. Mi spiace, vogliamo spegnere i condizionatori, sente Freud, eh? Lei non conosce Freud? Ah, Freud! Ah, lei se no, allora lasciateli accesi. Ah, quel Freud lì. No, lo conosco. Personalmente non lo conosco. Me ne hanno parlato bene perché era brava persona, insomma, uno. Però, ma io sono abbastanza ignorante sull'argomento, insomma, e quindi io ho chiamato proprio lei per farle delle domande. Per esempio, la domanda era questa: come cambieranno i rapporti di amicizia e di amore dopo questo lungo lockdown? Ah, domanda bellissima. Sì. Come cambieranno i rapporti d'amore e d'amicizia durante questo lungo lockdown? Sì, sì. Che bella domanda. Sì. Grazie d'avermela fatta. Dovremmo pensarci tutti. Sì. Bravo! Ecco. Bravissimo, bravo! Sì. Però la domanda è bella, grazie, però poi si deve pure rispondere. Cioè, no. Ma non vuole rispondere. Eh no, mica devo dire io, mi scusi, troppo facile. Non cerchi nell'altro la soluzione ai suoi problemi. È una domanda. No, sa cosa deve fare lei piuttosto? Lei i suoi problemi li prende e li dà all'altro, così non sono più i suoi. Vabbè, Ha capito sì, questo? Ho capito, non c'è il riflesso, ha capito? Sì, però... È problema mio, no, tuo. Senza ritorno! Sì, capito? Questo è il processo scientifico che sta dietro questa affermazione, non l'ha capito? Ho capito, non c'è il caso. Ho capito la differenza! Ho capito, non si arrabbi. Ah, io non volevo farla prendere da cena, però non si arrabbi, perché è una domanda semplice. Che fa? Che sta qua? Che è? Oddio, che è? Mamma mia, che paura. Che è? Che è successo? Questo è un esercizio, Bregnano, per scaricare la negatività, capisce? Bisognerebbe farlo 2-3 volte al giorno. Sì. Faccia vedere anche lei al suo pubblico. Faccia vedere come fa. Vabbè, te cazzà, Madonna santa. Allora, forza insieme. Sì. Questo a che serve questo? Mi spezza la tensione. Spezza la tensione, sì. Tipo spezzatino. Buono. Così, si sente sì, meglio? Sì. Molto meglio. Molto. Ma è un'altra cosa così, eh? È vero, è vero. Mi sta venendo un po' d'ansia, facendo così. No, guardi, scusate, portate una seduta più comoda che per il signor Non vuole Bregnano. Lo sgabello? No, perché si deve rilassare. Io vado a rilassare, io fai domande. No, lei guardi, adesso si accomodi, si rilassi. Ma che avete portato? Guardi. Io? Ma guardi, devo mettere lo sgabello. Bello giù, rilassato, bravo, sì, sulle gambine. Capito, ma... Bravo, ecco. Ma io dovevo stare sullo sgabello, io sì? Dovevamo parlare così. No. Ma così come faccio l'intervista? Non la vedo. No, ma lei non deve vedere. Non devo vedere. Lei deve vedere questo. Sì, che è? Bregnano, cosa vede? Un foglio. No, foglio... dai, non faccia il furbino. Cosa vede? Ha dentro? Bravo. Un drago. Un drago. Un drago, sì. Un drago. Un drago, vedo un drago, sì.
Ai 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 ai. Che ecco, ho detto? Mm? Perché che? E lei vede i draghi. No, non i draghi, ho detto un drago, uno singolo, cioè. Poi non è che lo vedo io, lo vedono tutti, cioè sotto gli occhi di tutti. Tutti lo vedono, sì. Tutti possono vedere il drago. È tranquillo, sì, che tutti vedono i draghi. Non ho detto i draghi, è il drago, un drago è. Sì, no, dai. Ma non lo vedo soltanto io, no, dai, lo vedono. Lo vedono tutti. Che? Oh. Lo vedono tutti i draghi. Tutti. Però io volevo parlare, sì, delle persone, io non stavo, che non ce la fanno più a stare al chiuso in casa in questo lockdown. È claustrofobico. Non io, stavo dicendo, non parla, non deve parlare di me, io stavo chiedendo degli altri. Lei è, se paranoico. Sapeva. Non sono paranoico, ma lei non deve sempre. Senta, non è che, sennò poi io mi arrabbio e poi mi girano. Aggressiva. Allora. No, ho come mai questa aggressività? No, non sono aggressivo, sono adirato perché lei dovrebbe fare l'ospite e invece mi tratta come fossi un paziente. Mi sdraia. Cos'è su... lei? Cos'è lei? Un paziente. Io, allora, io. A lei non è un paziente? No, cos'è lei? Il presentatore di questo spettacolo. È sdoppiamento della personalità. No, sdoppiamento della personalità. Guarda, ma questa non è un'intervista seria. Allora, senta, io mi rifiuto sì, di fare. Là, sì, bello giù. No, no, no. L'ipnosi no, non mi fa, non mi fa paura. A me. Guardi, non qui conti fino a tre. No, non conto. Dica io, uno. Dico uno, ma non conto dica fino a due. Tre. Dico due, ma non conto fino a tre. Pensi a un prato verde. Un prato verde, sì. Una brezza leggera. Una brezza leggera, sì. Chiuda gli occhi. Chiudo l'occhio. Ecco, chiusi l'occhio. Oddio. Si rilassi. Il prato verde. Prato verde. Un cavallo. Di chi è? Una mucca. Un barbecue. Due bresciole di maiale. No, guardi, mi è venuta solo fame. Non è successo niente. Guardi, lasciamo perdere. Ha visto? Non mi è successo niente. Ci mettiamo qui e continuiamo l'intervista. Dai. Dottoressa Panico? Dottoressa? Oddio, che è? Che sta male? Sta bene? Sì. Che è successo? Eh? Dottore, sto male. Ma non so, dottore. Sto male, io dottore. Non so, dottore. Io sono il presentatore. Oddio. Oddio, che oddio. Ho i capelli finti, ho la R moscia finta, sono una sfigata di merda. Ma non c'è più la R moscia, è vero? Oddio. No. Oh, dottoressa. Dottore. Ma non c'è il dottore. Dottore. C'è un dottore qua, c'è qualcuno. Io voglio solo un po' d'amore, dottore. Ma non deve dirlo ma a me. Una botta lì dietro, va bene. No, no, ma sì, dottoressa, per favore. È da un anno che non vedo una. Sì, abbiamo capito, però non è adesso in televisione. Non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè, glielo dico, glielo scrivo da qualche parte, però non adesso. Dottore. Che deve fare? Oddio, come si spnotizza questa qua? Sono una bella donna. Sì, guardi, è una per bella donna. Sono una bella donna. Sì, guardi, anche da lontano, non solo per me, anche per gli altri. C'è l'estetista chiuso, non ho fatto la cerata, c'ho i peli che mi arrivano persino ai talloni. Mi dispiace, guardi, venga con me, madonna mia. Venga con me, che adesso troviamo un estetista libero. Venga, venga, faccia piano. Ecco qua. Ecco qua.